Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Dolaran Red. Come vedete siamo ritornati con Castle Crashers e finalmente possiamo passare dall'altro lato della mappa, ovviamente dell'isola più che altro, e andiamo a salvare anche l'altra principessa e cerchiamo di capire chi era quel mostro che abbiamo visto l'ultima volta. Allora, qui. Allora, dobbiamo parlare con il tizio. Ho tutte le reliquie di cui abbiamo bisogno. Ok, partiamo. Dai. Che bello questa nave. Bene ragazzi. Oh, è cambiata canzone all'improvviso. Pirati? Porco Giuda. Questa è la prima missione. Ok ragazzi, dobbiamo stare attenti. Allora, eccoli, arrivano qui. Ecco i pirati. Vai, picchiamoli ragazzi. Inizia la battaglia. Sconfiggiamo i nostri pirati ninja. Ah, erano finti quelli. Vai, abbiamo sconfitto l'altro ninja. No, era questo, ok. Quindi fa tipo la cosa di Naruto lì, diventi il pezzo di legno. E boom boom. Occhio, calma. Andiamo. Cosa farà il nostro avversario? Con la nave pirata che arriva di nuovo. Si lanciano altri ninja. Minchia, questo è aggressivo. Ora se ne sono aumentati, mi sa. Vai, possiamo picchiarli senza fine. Olè, i ninja sono fastidiosissimi, mi sa. Anche i shuriken. Che bello. Olè. Ok, è diventato quella mossa che fa anche su Naruto. Solo che non mi ricordo come si chiama. Però va bene. Comunque, non mi ricordo i shuriken. La nave che ha la nemica che affonda a caso. Ci sta. Forse la nostra nave ha bombardato il nemico. Potrebbe essere. Ecco che risale l'ultimo pezzo della nave. No, abbiamo finito questa parte. Ok, siamo arrivati qui ragazzi. C'è una paletta. Vediamo cosa c'è qua sotto. Ah, ok, niente. Schiamiamo qua. Forse è per trovare tesori. Oh, abbiamo trovato un'arma. Che cazzo è sto coso? Olè. Abbiamo una nuova arma. Che cazzo è sto coso? Come si cambiavano gli oggetti? Non mi ricordo. Ok. Prendiamo una pozione. Ma sto coso scorreggia tipo. Dai, lasciami andare. Ok, è morto. Ah, rimane un buco poi che potresti entrare all'interno. Ma si può entrare o si muore? Ho paura di provarci, quindi lasciamo stare. Cavolo, dove cavolo siamo finiti? Ah, però muoiono subito. Forse qui c'è qualcosa. No, ho sbagliato. Porco. Vabbè, ormai purtroppo ho usato la pozione. Ok. Scorpioni maledetti. Ammazziamoli. Oh. Ok, quindi deduco. Ah, non posso scappare. Devo ammazzarli sti cosi. Però sto coso è fastidiosissimo. Minchia, quanto sei fastidioso. Meno male che siamo iper. Che palle, è la seconda volta che mi. Ok, l'abbiamo ucciso uno. Ah. Oh, lasciami andare. Maledetto. Ma tipo scorreggia sto coso. Cioè, è solo una scorreggia, insomma. Dai. Muori. Ok, perfetto, ucciso, ragazzi. Andiamo avanti. Altri scorpioni, non l'avevo visti. Vabbè, quindi si possono evitare i scorpioni, in teoria. Chissà dove cavolo siamo finiti. Che palle. Mi pareva che non usciva qualcosa di particolare. Forse devo solo evitare. Minchia, sti cosi sono strani questi insetti, infatti. Ok, si è arreso. Fatemi azzare almeno. Come siete scorretti. Olè. Ammazziamoli assolutamente sti cosi.
Ok, uno è stato ucciso. Dobbiamo eliminare anche questo assolutamente. Ok, vediamo se riesco a prendere qualcosa qui. Tipo un po' di vita. Forse non ho. O non c'è nulla. Soldi. Non mi servono a nulla, mi serviva un po' di vita. Ok, ammazziamo questo. Ammazziamo anche questo. Ora ne uscirà un altro, probabilmente. A meno che. Madonna, la precisione è da parte mia. Che cavolo, mi prende sempre questo. Dai, lasciami andare, maledetto. E come sei fastidioso. Ma non muori mai. Ok, morto. Perfetto. Mi serve un po' di. Che cavolo. Porco. Porco giuda che non riesco a colpirli. Olè. Questo è tipo un. Ok, siamo saliti di livello, abbiamo refullato la vita, assolutamente importante. Ma questi che sono del deserto. Tizi del deserto. E poi non gliene frega. Non gliene frega un cavolo di colpire il suo alleato. O almeno credo che siano alleati sti cosi. Molto particolare questa fase in sé. Ok. Se smette quel coso di ammazzare me e il suo amico, ci sta. Ok, l'abbiamo ucciso. Finalmente. Devo andare assolutamente avanti, ragazzi. Qui è un po' strana la situazione. Ma poi tutti questi scorpioni qua. Non si vedono nemmeno nella realtà. Ok, è entrato sotto la terra. Se c'è tua madre, no? Dai che li ammazziamo tutti. Dai che li ammazziamo tutti. Assolutamente da eliminare tutti gli avversari. Cioè, sono fastidiosissimi. Ok. Oh, mi ha dato la vita. Almeno qualcosa di positivo in questa fase. Ehi, muori, porco Giuda. E poi devo dire la verità, questa capra ce l'ho dall'inizio. Cioè, non mi interessano proprio gli altri animaletti. Viva la capra. Anche se sicuramente diventerà molto inutile. Dai, che forse. Che cos'è? Ah, questo me lo tengo assolutamente ora. Questa giraffa, credo. Forse farà qualcosa di particolare. Per adesso teniamocela. Olè. Porco Giuda. Che sta succedendo lì giù? Ho visto una cosa dalla piramide. Succedere una cosa strana. Però va bene comunque. Wow, che palle però sta cosa, mamma mia. Ma quanti ne siete? Oh, basta, muori. E muori anche tu. E muori assolutamente. Chiamiamoci questa giraffa, forse può servire a qualcosa. Muori. Grazie. Con tanto amore te l'ho detto. Vediamo cosa succede adesso. Questo è quello che ha costruito la piramide, mi sbaglio. No, è il boss. Sì, ok, come la distruggo? Ok. Quindi devo. Ok, quindi dobbiamo semplicemente saltare. Buonissimo quest'arma. Ehi. Calma. Ok, ho preso la bistecca assolutamente. Allora, ragazzi, ragioniamo. Dobbiamo distruggere questo coso assolutamente. Ti giuro, questa parte è molto strana, ragazzi. Cioè, infatti sto un po' disorientando. Cioè, tutti questi esseri strani adesso. Siamo arrivati proprio al culmine di questa fase. Allora, prima o poi lo distruggiamo, questa astronave aliena. Vabbè, appena abbiamo quasi levato metà vita. Cioè, non è molto difficile in quanto pare. Tanto non fanno nemmeno danno agli avversari. Più che altro quando volo li colpisco comunque. Allora. Ok, abbiamo tolto metà. Quasi metà vita. Occhio a quel sasso. Ti pareva che non mi beccava? Cioè, in pratica, per dire, nella realtà le piramidi sono state costruite dagli alieni. Questo è il modo più semplice di capire cosa vuol significare quella scena di prima con questa astronave che montava quella piramide. Allora. Dai, siamo arrivati a metà vita, ragazzi. Quindi
la cosa sta procedendo bene per noi, perché tanto sti cosi non fanno danno, assolutamente. La cosa più debole che abbia mai visto in tutta la mia vita, ok. Almeno che a metà vita non diventa Gesù. Ok, così distruggiamo velocemente. Perfetto. Mi sono dimenticato che bastava saltare e premere quello, lo distruggevo più velocemente. Però va bene comunque. Andiamo avanti. Un altro? Quanti ce ne sono di sti cosi? Io pensavo fosse il boss, tipo. No, forse ce n'è uno di più. Tua madre è una brava signora. Quella signora aliena. Che palle. Muori, 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 muori. Ok, siamo arrivati a un quarto, ragazzi. Dai. Ah, distrutto un altro, perfetto. Spero che non ce ne siano altri avanti. O almeno spero. Cosa so? Ti pareva che non veniva l'astronave madre? Ci mancavano, guarda, gli alieni in questo gioco. Ok, si sta avvicinando pian piano. Sono stato rapito o mi sbaglio? Cosa mai sta succedendo in questa fase, ragazzi? Dove siamo finiti adesso? Comunque, ragazzi, ci fermiamo qui. Mi spiace che l'episodio sarà un po' cortino, però la prossima volta continueremo questa fase e capiremo dove siamo finiti e chi sono questi alieni. In pratica siamo... questo gioco è arrivato un po' alla parte... oh, cose strane, ovviamente. Ci mancava, è tipo la metà slug. Devono sempre succedere qualcosa di strano. Alieni, zombie e svariate cose strane. Dalla guerra si passa a cose particolari, quindi lasciamo stare. Ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!